Si chiama Dante. Ehi, certo che avere Dante per segretario non è poca cosa. Oh, senti a voi. No. Per carità, lo chiamerò solamente Dante. Senti a voi. Vabbè, e che differenza c'è? Sempre senti a voi. A me il tribunale c'è una morte che mi chiama Razzulli. E che facciamo? Razzulli e senti a voi? No, lo chiamerò solamente Dante. Vabbè, facciamo così. Appena arriva mi richiamo. Va bene. Poi. Meno male. A chi telefonavi? Al senzale Giannini, il segretario. È molto per un'altra spesa. E come faccio dopo qua? Nessuno. Ma guarda che hai detto tanta causa. E ti rivolgo all'agenzia. E a dove trovo i miei amici? Io ho bisogno di una persona addestrata, capito? Sta d'accordo. Dillo pure a chi ti mette lì da casa. Qui c'è il maledetto difetto di tenere tutti i diretti aperti. Oggetti sopra le mobili. Soldi buttati da tutte le parti. Vecchio, dico tutto cosa hai i soldi che mi metti lì da casa. Io ho bisogno di una persona che mi dà l'aiuto, capito? Che mi scagiona una volta. Per fortuna Giannini mi ha detto che si tratta di un signore, di un ex insegnante, un maestro. Si chiama Dante. Dante, senti a voi. No, non ti preoccupare, credo che non solamente Dante. Sì, no, facci una cantata del bassurdo. Avanti. È permesso? Avanti. Non è qui. Non è qui. Mi stai ammazzando? Avvocato Razzullo? Razzulli, sono io, dico. Avvocato, prima di l'aiuto. Ah, avete fatto qualche cosa? Avete bisogno dei miei servizi? No, io sono venuto a vedere se a voi occorrono i miei servizi. E voi che fate? Tutti gli andate a pulire, però. Ah, voi che il corso mamma mia. Ecco fatto. Leggi. Voi, il mio segretario? Non mi pratico, che se sa per sbrigare, pronto, pretese modeste, tanto per cominciare, avvocato. Guarda così, avvocato, io sono un uomo onesto. Ma questa benedetta agenzia non devo provare. No, non sono io la persona dell'agenzia. Ah, adesso ho capito, dopo la lettera, non ve l'ha data quella dell'agenzia. No. Come ve la trovate? Che è pure io a questa agenzia, perché si poteva piazzare da qualche parte. Tu hai questa lettera in terra, prendi che si trattava, e siccome che io ci. Più bisogno di quello che l'avevo avuto, ha già fatto potenza di vita. Ecco, come vedete, avvocato, vi ho dato la prima prova di onestà, va bene? Ma voi chi siete? Non è che si scugnizza, avvocato! Ma cosa sono grosse, nella salute, avvocato, e poi le fatica, poi le fa tutto cosa, nella salute. Avete un documento? Ma se avete solo, e qua fa questo come sanno quando portavano una mutante e ferma non so vado per capotto. E un capomenti ha assoluto. Sì, ma adesso chi siete? Una qualunque avvocato che ha capito che non è chiudere che sta senza fare niente, vuole essere impiegato. Questo è. A me mi serve un segretario vero e proprio. Voi, sapete leggere e scrivere? Una parlantina è buona. Che me la faccio? Com'è che me la faccio? Ma io c'è bisogno di una persona che sia esperta di tribunale, sentenze, atti, casi. No, fate caso, processo, di legge al tribunale. Incidenti, confronti, requisitori del pubblico ministero, arrivo degli avvocati parte civile a difesa, articolo C, codice avvocato, non dico cosa c'è a memoria per non giocare a ring, ma una certa faranatura, se non dico come poteva presentare così in coppa pure, pulita, che notte mi do pancino, va buona, tant'anno, mie zampine senza fissa dimora, all'hotel marciapiede, con freddo e con chiovere. Ecco che volta, quando volevo mi dovevo coperto, mi faceva arrestare. Ma io posso essere utile in tutto, per esempio, qualche cliente che questo non va, ce l'ha via. Oh, buono, ma forse io faccio male. Sì, è così che caso, te faccio chi mi va, ti faccio la pena. No! Ma quando ho fatto la cosa lì, ma mi dà pulitura!
coglione. Pure! Sì? Ma prima che avvenga papà, capitemi, ma sposa, ehi, avvocato, e che mio figlio appena nasce ha dato tuo padre alla mamma, appena caccia la capo, non deve essere come me, appena caccia la capo mio figlio ha dato la Ma che cazzo?
per Gesù, donna. Donna Paulina! È una mia vecchia conoscenza, ecco, una mia benefattrice. Mamma? Chi è? Il nuovo segretario di tuo padre. Piacere! Anche la figlia signorina, eh! Allora, signori, vi dico qualcosa su tutto. Ma questa fa una conferenza un po' fuori. Adesso basta. C'è persone, famiglie, ci stanno tutti, amiamoli, così facciamo una bella generazione di presentazione e non se ne parla più. Pascalì! Eccomi! Oh. Ah! Anche figlio voi! Ah, una moglie con due figli! Bella famiglia! È il nuovo segretario di papà! Ma dici sul serio? Ma questa è una pazzia! Ah? Vostro signore ricette, siete tutti fratelli! E voi faci tuo cari! Ehi, anche questo pure! Sì, ma papà io lo conosco, signorino! Dov'è che lo conosco? Eppure voi sapete chi sono! E allora un poco di considerazione per il vostro germano Abele! Voi appena nato avete trovato due braccia che vanno a stragnuto! Invece ha trovato due mani che vanno passate! Aspettavo l'aiuto prossimo, che essendo prossima famiglia potrà essere prossima. Ma sono passate 30 anni e sto prossimo sta ancora lontano. Allora papà vostro, mamma, a sorella, non trovano difficoltà. E voi perché ci chiedo tu? Io? Ah. No. Papà, ma te sta buono. E via. Va bene. E grazie! Non se ne fa vincere, ti sai più? No. No? No. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo? Assa parola, mi raccomando, non c'è niente di buono. Dallo qua che mi sono due. Non mi facete per così. Ma non raccomando, non ho mai visto. Credo bene. Dato che pure che tu vuoi scarpe strette che non mi metto più, Il docente l'ho presentato. Allora, scusa, mia papà, ma mi andranno le vostre scarpe? Vabbè, io te state capendo le scarpe, se vuoi per salvare. Adesso vediamo. Vabbè, se non mi vanno, come si dice, le rifacciamo due. Grazie. Ma io ve lo voglio proprio far vedere questo segretario che mi ha mandato la gente.
l'accensione. Sì, ma ci sta. Vira, è finito, posso andare, è pronto? Si sta facendo il bagno. Era pronto per me. Ne aveva bisogno. Ah, si sta facendo il bagno. Lo segretario si sta facendo il bagno. Aspettate, fate un piacere. Sì. Volete entrare un attimo in quella stanza? E dieci minuti, giusto 10 minuti. Ma non vorrei disturbare. Mi faccio portare pure una bella tazza di caffè, se c'è tante. Passate, forza. Quindi, portaci una bella tazza di caffè. Allora, mi raccomando, di qua. Non ti dimenticare. No, non lo faccio. Aspettate di qua, io mi vengo a chiamare. Va bene. Allora. Ah, non lo sospetto. Questo è il vero segretario che mi ha mandato il Giannini. Ieri ti hanno rubato la lettera. Questa lettera ha portato a casa in presentazione Antonio. Aspetta, è per questo che voglio fare un confronto. Allora, se la lettera l'ha trovata per terra è un conto, ma se la trovata lì da sacchi è un altro. È un vero reato. E quando ti trovi a praticare con queste persone che sono abituate a rubare, ti puoi aspettare qualunque cosa. Mettiamo che io domani mattina entro in questa stanza e non trovo più... Cosa c'è, dice? Ascivano. Papà, addirittura. Ma mi faccio per dire. E telefonava questo. Ma che telefonava? E come denunci? Così senza un motivo. Così quello mi fa una querela per diffamazione, lui a me. Quello del codice lo sa a memoria, meglio di me. Dobbiamo usare molta, ma molta delicatezza, raccomando. Così sei troppo. Mamma, che non mi piace schiaffo, non mi piace. Conosciuta la mia situazione delicata, ti sei introdotto
installato di prepotenza in casa mia. Di prepotenza? Ma guardate, sì. Ho voluto chiuderti la bocca e il cammino che hai fatto in 5 minuti è impressionante. Oramai sei in casa mia, a contatto con i miei, sai che ho un amante, ma fino a che punto vorrei sfruttare la situazione, eh? Vabbè, che se allo scandalo dovremmo arrivare, io lo farò completo, capito? Io ti denuncio, capito? Credeva che a Barba ha fatto guardare un buono faccio, ma mi avesse potuto capire meglio. Ma è stato peggio. Ma lì ha avuto ispirare maggiore fiducia. Però avvocà si imputa uno per un reato commesso e non da commettere e mi appella fuori, no, questa è la vostra materia. Volete che me ne vado? Va bene, io me ne vado, tale cosa come sono riuscito. E faccio via chi mi è stato là, l'altro io perché mi cresce a barba una volta. Mi torna a essere una cosa di 10 minuti fa, perché ha comunque una coccolunata che non ha l'amante e non ha paura di ricatti. Il latte è pronto. E perché lo dovete fare voi? Tocca a me, signorina. No, questo sta rindo. Perché ti sei ricordato in più? Dalla famiglia, ma lasciate, faccio io, non ti preoccupare, signorina, faccio io, se. Avvocato, c'è gli ospiti? Sì, il vero segretario, quello dell'agenzia. Ah, è venuto? Sì. E vuole il posto? Va bene, se volete glielo cedo. Aspetti. Lasciaci parlare. Posso stare? Posa! Quello non vuole proprio niente, perché sa che il posto già è stato occupato. Ah, grazie. Ma mi ha messo in agitazione però, perché afferma che la lettera l'ha messa bene in tasca, mi ha fatto vedere più volte l'azione che ha fatto, cioè la manovra, che non l'ha perduta, ma che gliel'hanno rubata. La rubata! Questo mi fa sospettare che tu la lettera non l'hai trovata a terra come hai detto, ma che ce l'hai levata in tasca. Io! Ho mettendo così un bene proprio reato! E questo insieme al mio passato mi fa pensare di me... Quello che precisamente non è! Ecco la mancanza di fiducia! Lo scatto! Allora ci posso parlare di tutto, no, signore! No, no, no! Allora, marito abusi, signore, che io la ci disa, ma non rinda la sacca! O poi dice la coccolunata, poi voi non avete né sospetti, ma ne essere sicuri di me! Ma voi mi dite, è trinato! Ma dov'è? Se non mi fate niente ancora! Ma allora aspettiamo come faccio! Scaldo un momento. Avvocato! E voi ti discutate di me!
che umano è. Se poi nominerò un avvocato, ma certamente non sarò la suitcase. Starò all'ospedale. Voi... Per dovete andare? E andate! Ma che moscasso tutta la cosa! Volete rimanere a vostro rischio? E io me ne stavo andando. Ah, ci hai assicurato a te, caffè! Aspettate un po', gli arrivo un caffè. Grazie. Accomodatevi. No. Voi siete... Sì, signor Zucchi, devo avermi dato il brutto servizio. Oh! Il vostro sostituto. Bro! Oramai, perché negarlo? Giusto, giusto. E mi ho offrito pure un caffè. E pure mi far stare la bocca male. E un altro l'ha trovato. E sarà il vostro figlio.
E questo sarebbe l'avvocato. No! No! Non sarebbe! Ah! E allora è tutta un'altra amministrazione! Lettere anonime, più generalità, numeri e cose! Se è lecito, vostra moglie si chiama? Palmetto. Donna Palmetto! Ma l'abbiamo conosciuto! No, mai sentito! No, arriva allora che cosa? Ma come potete fare? Potete fare uno scandalo, cani, dalla casa dell'avvocato! E per quanta ragione potreste avere? C'è la violazione di domicilio, sono 3 anni con il nuovo codice, oltre alla pena per il reato che commettereste. E poi, caro signore, ma voi siete proprio sicuri che la colpa è solo dell'uomo? Proprio, proprio? Eh no, perché la femmina ammalata, caro Bacco, non è priva di esperienza, non so una orecchia, conosce la musica. Io ma facete la carità! Prego, dite. La vada va a mesa stufata. Rendetemi estraneo. Mi dispiace, è impossibile, perché c'è una promessa che ha fatto l'avvocato che mi sarei occupato di tutti i fatti suoi, puliti e sporchi. Oh! Sto sapendo che, ma mi si ritta la casa, ma lo studio la capo vera, me la mangiamo, mi riabilita, e poi che fa? Lo vendo in un rumore e la capa e non metto manca la mano a fronte. Ah no, caro signore, questa sarebbe un'azione indegna dell'ultimo giudizio. Sicché voi siete decisi a prenderle le parti. Ecco, forza, quello rappresenta il mio pane quotidiano. E per me è sacro ed inviolabile. Anzi, io già ringrazio a voi e a signor Rosso, il suo amico, perché mi avete dato la possibilità di dimostrare a lui praticamente la mia utilità. E si sa, ma ti magari io avessi scassata una occhia, o mi può scassare a me. A te me ne cacci più, avvocato gratis. Volete agire? Agite. Ma io ho il dovere di aprirvi la mente. Prima di aprirvi la testa. Poi via! Ma quando uno ha un incidente del genere, non può farsi rivalere per i danni, altrimenti ci sarebbero le assicurazioni sulle corna. E non ci sono, ci sarebbe l'adulterio, ma nel vostro caso la flagranza non c'è. Lettere anonime, ma la legge vuole delle prove. E in ogni caso, caro signore, la colpa è pure la femmina, perché è una cosa fatta a due, non c'è niente da fare. Eravate un predestinato. E voi, voi osate ribellarvi al vostro destino? Pazzo, pazzo, pazzo! Ma non state facendo la ringa! Ma che la maniera l'ha già convinto? Ma non volete convincere? Che l'hanno fatta e fatta? Voi me la state rannegando! Ma fate sì! Aspetta, ma che c'è? Niente, poi il signore qui presente è il marito di una certa donna Palmira, che vuol dice lui. Ma che cosa? Ma chi la conosce? Ma via, qua la conosce, il signore qua ci ha dato una lettera nome e dice che voi ne siete o ne siete stato. Non è possibile. Io sono già ammogliato. Come facevi? E poi ve l'ho detto, il signore qui presente, l'avvocato di Insudoc, io gli devo la vita e sono pronto a sacrificarla per lui in qualunque momento. La sacrificando! Ma che succede? La signora dell'avvocato, la figlia dell'avvocato, il figlio dell'avvocato. Vedete che bella famiglia che tiene l'avvocato. Allora, ci vedremo da vicino. Non è morto. Né il posto adatto per discutere. E poi l'avvocato delle cose più importanti fa, non può pensare a queste cose. Avvocato, questa cosa me lo seguo io, volete? In modo assoluto! Ed è capace! Vedrete, signore, questa cosa la liquideremo in 2 minuti! Avete visto poco fa? Dite che è una buona capa. Quindi è inutile che venite giù qua. Non facendo tutto sti scale inutilmente. Ci avremmo... Sapete? Vicino a Marmondella. Vicino a Fornello. Mica bene. Allora è tutto più facile. Qui appena uscito con palazzino vostro, va a scegliere in petto. Trovate a me. Chiedete il dono alla vostra. E io sarò sempre a vostra completa disposizione. Ma voi sapete un segretario che vale un tesoro. E che ci fate? Che se niente ancora. Ma voi ci dovete fare una statua d'oro! Anche di nickel! Allora... siamo intesi? Cavatossa!
siamo capaci di fare. Questo è poco ma sicuro, eh? E cioè? Allora mi dico un altro, tu. Mi portate le sigarette? Pronto? Vieni qua, eh. Ecco, ecco, ecco. Ah, grazie, ma voi mi confondete? Ah, quello che sei andato, chi è? Ah, una cosa sporlata, signore, ci stiamo tutti a perdere niente a guadagnare. Da oggi in poi, tutti i clienti d'avvocato, e passi per sedaccia, per pigliare bottecchie. Ma ci resti tutti, no? Lui era un avvocato di grido, ma con chi lo che stava qua non poteva gridare. E poi a poco la mia sposa che era cotta, ma pure, ma sicuro che era tosta, non era per niente tosta. E come cucinai? Ah, ce n'è voluta. Oh, beh, lo sapete, presi io. È stato il principio della discussione, perché io mi credevo che chi era Sarchiapone e parlava la lettera. Chi invece pensava che chi era razzo e parlava la moglie? Ma dai, la... c'è. E che c'entri tu con la moglie? Che c'entri io con la moglie? No, perché... Perché la dritta di un signore che è venuto dalla Sardegna, che la moglie lo tradisce con un certo Razzullo. Ah, Razzullo! Io come mi chiamo? Razzulli! Questo è l'equivoco, eh? Guardate che è equivoco! Ma come la figlia mi ha chiamato con rivolvere? Con rivolvere? Ah, sembra che faremo voi! Io sono Razzullo, rimbo stupido, la questione... Oh, buh! Una capata rimbo stoppo, eh? Capatosta! Non vuoi essere una pavana? E mi ha svegliato pure rivolvere! E che si sembra una 50 di lì, no? Ho capito. Hai capito adesso? Era una cosa che potevo fare io, invece lui, pum pum, capa tosta. Quando viene uno, un malintenzionato e ti aggredisce. Ma voi non state tranquilli perché ci sto io, il vostro angelo custode. Vieni qua, alzati. Ma dimmi che sono il cavalloso, forza. E scendi con lui, scendi con lui. E poi chi è? È uno che non paga nessuno. Non paga nessuno? È un buon bevino, non mi preoccupare, avvocato. Signori, venite con me, andiamo. Ma mi stava che? No, ma per che capo di mito? No. Che capo di mito? No, mi va bene, mi prenoto. Avvocato, io scendo allora, le 300 lire c'è dove mando signorina, va bene? Chi se permettete, ma che sentire una bella predica a Maroni di Santa Brigida perché ce l'ha promessa, vediamoci, signori. E un latto? No, signor, ci voglio dare una. Sono senza prova all'acqua stamattina. E così mi confesso. E se io un professore mi assolve, la faccio pure la comunione. A buio! Non ci ho mai fatto male a nessuno, signore. Ma ci ho fatto male solo a me stesso. E siete senza avvocato, guarito a moda. Uno! Uno solo. E ce l'ha diritto all'avvocato. Dov'è avvocato? La fidanzata mia. Ma prima che scadi le termine, ma sposa. E sto figlio mio è una ovaria mamma. Maria e Antonio Esposito, coniugi, finalmente, sto figlio mio sarà chi è il genitore, ha cerito stamattina innamorata mia, ma riesco come posta, e non mi ritira se stanotte non mi sono piazzato. E stanotte poi vai a casa, come posso dire, mi sono piazzato, sì o no? Ti sei piazzato, ti sei piazzato. Questa è la parola! Buona, ringraziamo, arrivederci. Thank you.
innamoratore, lo ricordo! E si bella sta! Bella, ma te la così, se vuoi mani poche, eh? Tu marito vuole Parigi, tu Sam, mi sono piazzato, piazzato! E a quanto sei piazzato? Come segretario, mi ho fatto l'avvocato Razzullo, riesce, che la saluta e mi ha fatto una bandiera, ha stabilito stato di civile nostro figlio, Parigi, teniamo 4 mesi di tempo, Parigi, 4 mesi di tempo. Ma noi con cuore, già c'è 5 ci possiamo. In civilmente? E poi ci manco civile. Ah, si no, va a leggere la gente. L'unione nostra è sporca. E invece, così, con un sigla di cima e una crucella che hanno team, l'unione ha diventa pulita. E facciamo l'amore. O niente che c'è il carta, ora posso mangiare, Marì, la saluta e una discesa dopo municipio e il nostro figlio automaticamente diventa legittimo. E male, volevo sto scrupolo, Marì. Voi! Maria Cacace, volete come legittimo sposo qui presente Antonio Esposito? Sì! Mamma mia, come è detto bello! E voi, Antonio Esposito, volete la qui presente futura moglie Maria Cacace? Sì! E che succede? Ma che scritto? E che è tutto, Maria mia? Ora essere come abbiamo fatto fino a voi, capito? Ma come mi sono comportato, Maria? Come hanno signore? E chiedo che c'ha questa fiducia? Ma tu sai che l'hai prosciuta? Sì. Te la vorremmo che è una pizzoca, mamma mia, mamma mia. Ma fatta fai che croce a San Matico, E te la vorremmo una bella figlia, te. E lo figlio sai che? Chi è? Chi lumi l'ordine che dirette, chi lumi zeca, mi sa festa. Ah! Che te la ricordi? Mi ricordo! E tu fai ancora? Chi è? Questa mi ha riconosciuto! Belupe! Allora, vero che sono bene? È vero a casa, la c'era mia! Succede! Cosa può? I trovate! Li troverete in tribunale, vi fate annunciare dall'usciere! Ah, fai uscire dal tribunale! Io faccio uscire dal tribunale, faccio segretario di un grande avvocato! Ah, l'usciere a me, ma mi dice sigarette! E tu, Max? Sì, l'amica donna Palmira! Chi c'è l'amica donna Palmira? O guardi che tu vada stamattina! Guardi un po' vista, la vista stamattina, coppa cazzo! Ah, il sapevo! Tutto! Ha fatto una scenata! Ha fatto una scenata! Io la mia tua rimorvera! E se ci si vede la chiusa e sta sulla sul ridosso, perché... boom! Te! Mi ha cavato dentro lo stomaco! Un morso un po' pavano! E mi ha svegliato pure la rimorvera! E non la ci da prendere! 17 lire! E mi ha cantato tutto quando era Maron! Col cane! E dopodiché sono diventato stabile! Io ma che ti torno a cammino? Ma tu questo vengono? E secondo te perché sta bruciando il cane della Maroni? grazie che c'è lì, no? Ora poi che la marrone va via, ecco fatto, ehi! E perché siamo su? No, aspetta pure per un lumietto! No! E allora si piglia cannella non fa niente! Non è possibile! Sono stato 30 anni di disgraziato e se esso non volevo continuare a tribolare, a credere, come forse mai la c'è creduto. E quando esso una cosa, o signore ci ha fatto, ma pure per cavalleria! ma che? Mi ha paura che no? Allora che giù per passare la fine di facciata delle chiese, che saranno fino alla fine del coppia e crucero, ci ho cannato male. E per forza, chi fa del bene riceve solo del bene. Ah, è nata Cannella, l'ha già piazzata da voi, innanzi al palazziello di Donna Pandina, è là che è scelta la mia provvidenza, è là che ha fatto la mia pesca miracolosa. E veniamo, no? Chiamiamo pure il giorno d'ora, no? Veniamo! E il libro del cuore, la vita fino a dove già sai lì! Che sei niente! Signor, buonasera e grazie! Di che? Poi, ma signor! Chi è? Donna bambina mia! Donna bambina, non ho parole! Ah, è andata bene! Beh, meglio non potevo andare, segretario! Mi fa piacere. Vi ha fatto una buona accoglienza? Beh, in principio proprio no, ma appena ho fatto il vostro nome si è voltata la baracca. E deve avere una parola di 10 ciuoli, secondo me.
E il signore è con vostro marito, come è andata? Cosa volete dire? No, dico vostro marito adesso dove sta? A casa, sta solo. No, è ancora solo. Ma che Sardegna e Parmigiano, signore, che sta a Napoli? No. Sì? Non l'hai visto? Sì, stamattina mi ha fatto l'avvocato. Sospetta di qualche cosa? Lo aspetti, io non danno qualche lettera a noi che sta malendo. Che è successo? Signore, niente, è successo perché ci sei lì, no? Ma che sta dicendo? Ho fatto lo marito! Signore, all'avvocato niente succederà. Niente andrà, mi stai tranquillo, perché come persona beneficata ha già la questione a petto, avete capito? Se mi ha dato dicendo... Vostro marito? Che se la vedrà con me? Con te? È di ciò sto piccione di cannella marone. Dove sarà? Dove sarà adesso? Ma, signore, di sicuro fra un poco vedrete apparire. Meglio che vuol dire che... Stecchia niente! Non è la prima cocorina! Prima si mangia il figlio e poi se ne vento! Antonio! Signore, dimmi! Tu non resti da che parlare! Ma dove arriva che sempre dicendo? Io vado fiendo, vado a cercare! Andiamo, non ho un'ora di altra volta! Aiutami! Vabbè, signor, state calma, non mi piace dare la tua attenzione, vuota, voglio bene. Andate su, prima, vedo quello che posso fare. Dopo domani, non so che faccio, dopo rimando faccio a scena.
Grazie. Ora una cosa di sotto. Chi è Terzo? Ah, guarda che rimane per quattro sul piano e chiedi di Antonio Cavadosta. Grazie, obbligatissimo. Avevo 60 buoni. Ciao, ciao. Chi è sempre praticato? Andiamo a bere. Andiamo a bere. Chi è sicuro a casa? Chi è? Ah, una cosa di virata, va? Potete scendere? Subito. No, i corsi da un appuntamento come ieri. Non ti stai malato. Ma chi va a prendere? Ma voi che volete? Ma perché non prendete la parte lì? Dite. Innanzitutto sento il dovere di ringraziarvi. Ringraziarvi? Perché? Per il vostro provvidenziale intervento. Perché se al vostro posto avessi incontrato la papà, chissà che aveva tenuto stomaco in un mare, un rivolgo la mano in un suo pigliato, e io eccitato come stavo sparando. La vedete, in casa sua per sempre ci sospetti che sappiamo poi. Giusto, per sempre ci sospetti. Sì, però in questo fatto c'è una chiave. Siete nel vostro diritto, che vi devo dire? Non ci sta. Pure, no. E nato! Ah, dove stai? No, e vai! Di la felicità! E come va questa cosa? Hai un già! E ci siamo venuti a felicità! Ah! Mi ha avuto piacere! E sta domanda! Io vorrei... permettete ancora un minuto? Cioè, prego, prego, prego. Venite avanti, amici. Non vi dico favorite perché è una protezione modesta, ecco. Io vorrei... Ancora un momento, vi sto pregando, solo un punto. Vi dico, non vi dico che la signora Valterini perché è una protezione modesta, però qua ci ha presentato innamorata mia. Maria! Piacere, Narella, suocera in paglia seggia! E finite su scupino seggia! Io vi saluto! Allora, no. Ho fatto il Guglielmo, ma lasciamo il gruppo pubblico. Non signore! E aspettate, ma non può essere un'altra da fare. Certo. E dopo non ci sto, chi me ne vuole rivolvere la mano e me ne ha capato in tuo stomaco. Ma appunto per questo, per rimanete un poco con noi, facete passare solo un brutto momento. Passa! E promettete! Ma che faccio a promettere? So cosa che si promettere questo! Ma parte le coppie la mena e lo scandalo lo fa tu e vedi, come c'è sotto perché? E sono figlio, dopo creare qualcosa a coppia andiamo a essere e che se lo mandano? Lo pensavo invece vorrei tutto quanto è capo no, ma come avete fatto a sapere, a fare il campo? La domanda sto sentendo dunque siamo a dire ci stiamo avviando il caffè, non si vuole aprire non è passata la povera ragione. E questo avevano fatto lo suo l'altra mano. E subito l'avvocato appena sentito. Va bene, domani vi mando il mio segretario Antonio Esposito, al quale passerete tutte le notizie. Ah, appena avete sentito, non mi fate mi sarà rilevare. Sì, e tu? Lasciamo la e vedi, adesso c'è la... Manna, se non era, poi lo lascio fuori la porta. Ma è un posto sicuro? Ma diventa anche lei coppa. Come da te? Come si dice? Stiamo tutti quanti sotto al cielo. Anzitutto sono stato qua. Ah, è stata una roba, no, è stata una grazia. E voi? Ci tengo una grande fede che la mamma di voi. Io sono 20 cefalli. E se mi rispondo? Cosa ci spiega? Ma per noi che non abbiamo conosciuto la mamma nostra, è essa che ci fa da mamma, mi deve capire. Hai visto quanto la canetta? E che se niente, io stasera vado a entrare un vivo con chi ne è canetta? Come ti è tornato al completo? Ma per me non metti scogliezza. E che scogliezza è? Però tu mi sei sempre detto che andare era un giuntuosta. Io perciò c'è avuto il chiudiebba, come ci vuota, la mia c'è avuto il chiudiebba, che era un giuntuosta. E come dire, mai un padre che ci arriva uno schiaffo, mai una mamma che ci arriva uno vaso, nessuno.
E quando sentite le sciure, sentite tutto cosa. E si coccopoti ci spartevano. Ci chiamavano con no. Dici! Io no! E qua! E non lo dico così. Ma ricordo una cosa. Stai un mese che studiava la regola. E io una settimana che studiava la femmina. E si chiamava il giorno di mia pizzica. E diceva, beh, oi, ma un po' di no? Che è la sotto, sono maschio. La scuola nostra era quella mia, e le mie amiche si passava senza licenza. E più dice grazie a lui poteva domandare un maestro, un professore. E tu proprio che tanto stai da cosa, da si trascurata fino a mo? È perché non trovo nessuno scuola, che io facevo, con nessuno, mano alle strade. Io non volevo bene a nessuno, manco a me stesso. E mo lo scopo tieno. E mo lo scopo è... Direbbe sto scopone! Finalmente il cielo si è rischiarato e tutto è tornato sereno. Amici, provando giorni festeggeremo le nostre cose. Grazie. Ma adesso scusate, ma come vanno ci insomma? Che lo so, la scuola ce lo so assicurata. Potremmo accogliere il figlio in due giardini, papà. Sì, è un su cui è la figlia. La suocera la mette a cacciare, a sinà su cui diremo pure la suocera. Voi come vi siete conosciuti? Noi? Lo fate a noi a Londra. Noi ci conoscete da una sala di ballo. A esse le piacine ballare tutte sera, tutte. E così ci battete la famora. Che sia pure di casa mamma tutte lì. Bravi! E perché avete per noi? Continuate, andiamo. Che sia pure di oh, ciao, vi do la
grande forte, perché i signori sono sempre signori. No, i signori sono sempre signori. Ma tu sei grosso, un grande fornaro. Hai ragione, hai ragione. Marì, vieni a cavolo, va, a piccio l'acqua. Io, a gamba, ci facciamo una mutata e una ginata. Dove facciamo strapazzato con due pomodori, la rinda e lo pesce ci facciamo olio, limone. Ma chi dà tutta sta roba? Ma come chi dà tutta sta roba? Mi dà tutti io, gente di voi. Ma no, no, quanto è bella la suocera mia, e quanto è bella la suocera mia. Attenzione che ci stanno loro, vai. Guarda, non ci venite. E poi farei la sorpresa. Mamma mia, non ci vuole bene. E la mamma ci dà, io è troppo bella la suocera mia. È troppo bella, ma ti mi apposto. Se no, che dice che io faccio la comunità. Io invece faccio sempre i servizi. La mattina, ah sì. Ah. E a te? Passata, passata. E che facciamo? Portato voglio? Passata, passata, faccia lì. È un momento! La prima cosa che posso fare è la fine del mondo, mi piace. Ti hanno buttato? A te mai fumare ranchi. E voi dovete una creatura sotto c'è la mamma, come tre mani nel strano. Figli, ma a casa non ci posso. In testo fatto c'è già parecchiare, si vuole fare tutto! Lasciami che parlare questo, fino a morte, capisci? L'ha già fatto? L'ha già accenito? No! No! E poi questo c'è in peggio, in via di galera, e sto povero creatore con chi rimane, così senza nessuno. No! Io ne tengo una che sta venendo e Dio sa quello che sto facendo quando fa tuo padre e la mamma vicino. Il vostro ti ha dato tutti e due e voi ci siete qua. No, è che ha fatto male sta povera innocente. Sentite a me, è davvero coppia. Coppia? Sì. Poco fa, mi avete ringraziato per come mi avete fatto noi. Sì, voi. E mo' non mi stava fare un unico corso. Non è andato bene? No. Io non parlo bene. Io parlo così perché sento la maternità. Pure non te vedo. Mi sono sacrificato per 80 anni e continuavo a sacrificarmi, lo stegheto, a chi? E invece no, la vita è bella. Sto fatto un uomo, mi sembra un pietra la cimane, la voglia, la volontà di campare. Io credo che la vita è inutile. E invece no. Come bella salute, bella vita, e per chi? Ma io metto sicuro, ma solo abbracciare la mamma, i figli sto sicuro. Ma io da sto fatto c'è già un'idea! Capisci? Lo saci. Ma sono lettere anonime, depositive, che sapete, niente. Sentitemi, guardate, affidate a me. Sono stato utile all'avvocato. E sarà giudicato pure a voi. Vai tu. La croce si cade. No! Meno da rindo fuori. Vedi, scelgo un po' di vediamo. Ho visto che tutta la vita è stata rindo solo. Vedi, venga a casa, spendiamo che è bucato. A notte porto consigli. Forse non ho. Ma rimane, tu mi hai dato una ringrazia. Thank you.
E va, buccate lì, va, un bel trucato. E chi lo legge lui? Come sarà? Dove sarà? Mi fa piacere, vi ho fatto una buona accoglienza. Non buttare il pizzo, vai a andare a casa. Yeah.